Ok ragazzi, nuovo video, oggi questo me l'avete chiesto veramente veramente in tanti su Instagram perché ho fatto un po' di buzz, di casino, di destabilizzazioni con questo tema. Smettete per l'amor del cielo di tracciare i macros. E questo non vuol dire sicuramente non avere idea di quello che è la nostra alimentazione, il nostro piano, ma il concetto è iniziate a lavorare col cibo e smettete di lavorare con i numeri. Quindi vi farò vedere quello che è il mio approccio nell'impostazione di un programma alimentare, nella gestione nel corso delle settimane del programma alimentare, un approccio in cui per l'appunto io non ho assolutamente idea di quelli che sono i miei macros, ma vedo di gestire tutto comunque in maniera quanto più ottimale possibile. Quindi in questo video cerco di spiegarvi i perché, i per come e soprattutto come all'atto pratico mi approccio a tutto questo discorso. Allora, alla base di tutto, perché smettere di tracciare i macros? Qual è il problema del tracking dei macros? In primo luogo è un sistema assolutamente impreciso, nel senso che tutti i valori nutrizionali, tutte le tabelle che voi leggete sono stime su stime su stime, cioè non sono assolutamente precise. Se per esempio voi andate al supermercato e prendete due marche di riso diversi, magari anche sempre di riso basmati, quel che vi pare, troverete dei macros diversi. All'inizio quello che pensavo anch'io e che probabilmente chiunque all'inizio pensa è che ci sono dei sistemi di produzione, dei sistemi di approvvigionamento dei materiali e tutto il resto che portano ad avere dei macros differenti. In realtà assolutamente no, i macros per legge possono avere un certo margine di errore, possono essere fatti su stime, quindi semplicemente chi fa l'etichetta probabilmente del prodotto che va a cercare su internet trova la prima cosa che gli capita e la schiaffa. Anche quando sono prodotti composti non si butta il prodotto di per sé, quindi immaginate, non lo so, i ravioli di Giovanni Rana piuttosto che un qualsiasi prodotto composto, quindi da più ingredienti, non soltanto il riso semplice. Ecco, in questo caso non è che si prende, si butta sulla bomba calorimetrica oppure si va ad analizzare la composizione esatta dei macros del prodotto, semplicemente si fa una stima basata sulla catena di produzione industriale, sulla percentuale dei singoli ingredienti che vengono inseriti all'interno del prodotto, che anche questa è assolutamente diversa, nel senso che un tortellino Giovanni Rana è diverso da un altro tortellino Giovanni Rana. Mi spiace Giovanni, sto facendo questo esempio nel tuo caso, però non è assolutamente denigratorio. Comunque ad ogni modo, anche in questo caso è abbastanza imprecisa, però si fa una stima generale e si buttano dei valori nutrizionali. C'è un margine di tollerabilità di percentuale per legge che è anche abbastanza largo, quindi non ci sono assolutamente problemi di genere. Quindi quando andate a tracciare qualsiasi cosa c'è un margine di precisione pazzesco. Prendiamo anche una mela o un qualsiasi prodotto, questa mela dove è stata coltivata, quanto sole ha preso, da che parte dell'albero stava. Ci sono un sacco di variabili che rendono i macros assolutamente molto molto diversi, anche a partire dallo stesso prodotto. Quindi alla base del tracking di macros c'è una forte e fortissima imprecisione. In secondo luogo, la cosa che non mi piace assolutamente è che porta a essere schiavi, sia schiavi di un'applicazione, sia schiavi dei numeri, si ragiona soltanto su quei valori che devono essere raggiunti a fine giornata o raggiunti ad ogni pasto, insomma quello che dovrebbe essere un concetto di flessibilità in realtà è una fortissima fortissima schiavitù. Quindi anche da questo punto di vista, non che l'alimentazione non debba essere in qualche modo vincolante, perché vedremo che comunque alla base ci deve essere una regola, però trovo il tracking dei macros una delle cose più schiavizzanti in assoluto quando parliamo della struttura di un programma alimentare. E ultimo punto è che quello che vedo è che il tracking dei macros toglie e distoglie totalmente il focus dell'atleta dall'allenamento all'alimentazione, nel senso che si va a spendere del tempo nella propria giornata per cercare di ricalcolare, per cercare di far entrare degli alimenti, per cercare questo e quest'altro, e quando si devono fare dei cambi del programma alimentare si deve ricalcolare un po' tutto, eccetera eccetera. Quindi logicamente dal mio punto di vista l'atleta deve pensare a fare l'atleta. Poi il piano alimentare è un qualcosa che sicuramente deve essere seguito, ma deve essere più easy, più semplice, più immediato, più veloce possibile da gestire. Quindi per tutte queste ragioni io personalmente non traccio i macros. Che cosa vuol dire? Che non seguo un programma alimentare? Che non seguo questo o quest'altro? Assolutamente no. Io semplicemente non ho idea all'atto pratico di quali siano i miei macros, o meglio, magari ogni tanto controllo e poi vedremo nel dettaglio cosa, per vedere un attimo il punto della situazione e tutto il resto, ma realmente non mi interessa. Quello che mi interessa è sapere quanto mangio all'atto pratico, cioè che cibo mangio e quanto ne mangio, e quindi anche qua il discorso del quality over quantity, quindi la qualità prima della quantità, perché l'impatto di un cibo qualitativo rispetto a un cibo poco qualitativo sul nostro corpo è totalmente diverso. Quindi quando mangiate bene verosimilmente dovrete mangiare molto di più, perché il corpo ottimizza tutto quanto. Comunque, al di là di questo discorso, che magari ci dedicherò un video a parte, il punto di base è che non ho idea poi quanto di questo cibo, a cosa questo cibo corrisponda in termini numerici. Allora, partiamo dal capire come fare e vi spiego esattamente come gestisco tutto quanto. Allora,
ho fatto due video su Rhino Nation, uno su come impostare un giorno on, quindi un giorno di allenamento, l'alimentazione un giorno on, e un altro su come impostare l'alimentazione in un giorno off, quindi un giorno di non allenamento in cui siamo a riposo. Logicamente in questo video io parto dal presupposto che non ci si può basare su delle formule del calcolo calorico, perché sono formule che si basano su soggetti tendenzialmente sedentari con una composizione corporea ben diversa dalla nostra, quindi sono formule che lasciano il tempo che trovano. Quello su cui conviene basarci a priori sono i macros, quindi sicuramente se vogliamo dare un punto di partenza, se non ci conosciamo già abbastanza, quindi vogliamo resettare tutto quanto, il nostro punto di partenza deve essere proprio il calcolo dei macros. Quindi avrò tot carbo giornalieri in base a se è un giorno on, un giorno off, avrò tot grassi, tot proteine. Ok, andrò a ridistribuire questi macros nei miei pasti, quindi sicuramente un buon punto di inizio può essere, di nuovo, se non avete idea, perché io ormai per esempio su di me so qual è il cibo, quindi non mi interessa anche quando devo ripartire una fase di bulk come adesso, una fase di rebound, devo ristrutturare tutto, io so di quanto cibo ho bisogno, quindi non vado a calcolare macros, so che orientativamente tot riso e tot avena e tot pasta piuttosto che quell'altro nel corso della giornata, tot fonti proteiche nel corso della giornata, tot fonti lipidiche nel corso della giornata e stop. Quindi questo orientativamente io ormai lo conosco, quindi non devo andare a ricalcolare i miei macros. Però il punto di partenza è sicuramente, per tutti quanti, un calcolo dei macros. Ora, una volta che voi avrete calcolato i macros seguendo le indicazioni che ho dato su Rhino Nation, piuttosto che qualsiasi vostra altra indicazione con cui vi trovate bene, andrete a ridistribuirli nei vostri diversi pasti della giornata. Ora, è qua che si fa, e io personalmente faccio la differenza. Allora, quello che noi abbiamo lanciato è un food diary, quindi potete utilizzare un qualsiasi quaderno, noi utilizziamo questo perché è veramente veramente comodo, l'abbiamo impostato, poi l'ho fatto vedere spessissimo nelle storie, impostando i diversi pasti con i diversi macros, se volete tracciarli, e i diversi alimenti. Comunque quello che io vado a fare normalmente è imposto quelli che sono i miei pasti, ok, nel corso della giornata, e vado a segnarmi esattamente che cosa vado a mangiare. Ora, me lo segno normalmente in tutti i giorni per tenere traccia del peso, dell'acqua, del sale, avere comunque un log di tutto quello che ho fatto e sto facendo. A me piace essere molto analogico, quindi non mi piace troppo lavorare con le applicazioni, con le note dell'iPhone e tutto il resto. Comunque, di base, quello che io vado a fare, di questo trovate il link qua sotto in descrizione, quello che vado a fare è distribuisco i macros nei vari pasti della giornata, ok? E vado a inserire l'equivalente di cibo. Ora, per ogni fonte, ok? Per ogni cibo vado a dare delle alternative, che possono essere delle alternative dirette, quindi per esempio tot grammi di carne magra. Ok, a posto, carne magra può essere il pollo, può essere il tacchino, può essere il vitello, qualsiasi taglio che sia sotto il 5%, ok? Ho 100 grammi di carne magra, avrò una variabile di 2 grammi di grassi piuttosto che 5 grammi di grassi, a posto, non è un problema, ok? Quindi, tot grammi di carne magra. Poi, piuttosto, posso andare a inserire tot grammi di grassi, che vuol dire 10 grammi, per esempio, di olio, piuttosto che 20 grammi di frutta secca, che può essere arachidi, anacardi, burro d'arachidi, qualsiasi cosa. Piuttosto che, di nuovo, 20 grammi di cioccolato fondente, pasta di cacao, che più o meno, come la frutta secca, ha un 50 grammi di lipidi. Poi, ci sono aggiunte un po' di proteine, ci sono aggiunti un po' di carboidrati, di nuovo, poco mi interessa, sono tracce. E poi vado a inserire per esempio un tot di grammi di carbo, quindi per esempio 100 grammi di cereali di riso piuttosto che cereali di mais, piuttosto che pasta se digerisco bene, insomma tutte le varianti che più o meno hanno gli stessi macros che io vado a digerire molto bene. Quindi in primis sempre il discorso della qualità e della capacità di digestione dei singoli macros. Ora, eventualmente, quindi ho determinate alternative in base alla giornata, decido, quindi adesso io per esempio tra poco devo fare il pre-workout, andrò a mettere 100 grammi di cereali, oppure mi faccio 100 grammi di riso, piuttosto che 100 grammi di gallette, piuttosto che 120 grammi di avena, eccetera, eccetera. Vario, senza problemi. Ora, queste sono le alternative dirette, ossia alternative che hanno dei macros veramente molto molto affini. Posso inserire delle alternative indirette, quindi per esempio se io vado a inserire il salmone grasso al posto della carne, io so che devo scalare un tot di grassi, è logico, perché ci avrò una variabile molto alta. Quindi per esempio al posto di mettere 100 grammi di carne metto 100 grammi di salmone e semplicemente non prendo l'olio, quindi ho già una fonte di grassi. Poi possono cambiare di 2-3 grammi di grassi, non è assolutamente un problema, e mi vado a fare uno schema, ok, con per ogni pasto
o mi faccio determinate opzioni secondo quelli che sono i pasti che mi piacciono, oppure mi faccio determinate varianti per ogni singolo macronutriente, per ogni singola fonte. Ora voi starete pensando, sì Ludo, però così è tutto un po' caotico, nel senso che, ecco, se vado a mettere 120 grammi d'avena piuttosto che 100 grammi di riso, ci avrò un tot di grassi differenza, in questo caso poi dipende dal tipo di avena che utilizzate e tutto il resto, però potete togliere un po' di grassi e tutto quanto. Se vado a inserire il pollo rispetto a un vitello del 5%, comunque ho un delta di grassi differenza, quindi io a fine giornata ci avrò delle variazioni abbastanza importanti. Allora, in primo luogo le variazioni non sono importanti come credete, nel senso che sono delle variazioni che avrete anche se calcolaste i macros con le applicazioni, perché di nuovo sono tutti calcoli piuttosto imprecisi. Un petto di pollo può avere un grammo di grassi come 2,5, il cavallo può avere 2,5 grammi di grassi come fino al 4% di grassi, quindi capite bene che ci sono delle variabili che le vostre applicazioni, calcoli macros, non può considerare. E in secundis ci sono tantissime altre variabili, pensate soltanto al NEAT, quanto avete camminato, quanto siete stati in giro, se siete stati più o meno attivi durante la giornata, che sessione di allenamento avete fatto, una sessione gambe, una sessione petto, com'è andata la vostra sessione di allenamento. Ci sono come avete digerito, quanto avete assimilato, e soprattutto il nostro corpo ha tutta una serie di meccanismi di regolazione per il mantenimento dell'omeostasi, enzimatici, ormonali, eccetera, per mantenere sempre questo livello. Quindi se avete alla fine un delta di 5 grammi di grassi in più o 20 grammi di carbo in più a fine giornata, il vostro corpo avrà utilizzato comunque dei sistemi, tra virgolette, passati in termine tampone, per annullare questa variazione calorica. Quindi comunque il vostro trend, e poi qualche giorno sarete un po' più alti, qualche giorno un po' più bassi, comunque il vostro trend sarà sempre quello. Per cui di questo non dovete assolutamente preoccuparvi, ragazzi. Su questo io so che può essere difficile da comprendere tutto, però vi assicuro in maniera più totale che non ci sono tutte queste differenze, non ve ne accorgerete assolutamente, sarete molto più liberi perché avete le vostre opzioni e bene o male quello che fate fate. Ora, detto questo, il grosso viene quando voi dovete andare a cambiare. Perché? Perché se voi andate a cambiare, quello che normalmente si fa, ok, inserisco per esempio 50 grammi in più d'avena, quindi ho tot grassi in più, vado a rivedere questo e quest'altro, inserisco tot grammi di riso e diminuisco di 10 grammi il pollo e tutto il resto, ok? Queste cose assolutamente non le faccio, nel senso che quando vado a dover monitorare le cose, aumentare tutto il resto, semplicemente aggiungo, ragionando sul cibo, cioè devo aumentare le calorie, perfetto, butto 50 grammi di riso in più, ok, avrò un po' più di proteine, avrò un po' più di grassi, alimentazione, però realmente non è così tanto. Logicamente cerco di stare su fonti meno variopinte possibili, nel senso che sicuramente se devo aumentare i carbo non è che mi metto a aumentare i legumi, o se devo aumentare tanti carbo non è che ogni volta aumento l'avena, perché c'ha comunque una certa percentuale di grassi rispetto al riso. E allo stesso modo, se devo aumentare le proteine non è che ci aumento il salmone, o comunque se l'aumento devo riuscire a tamponare, cioè queste cose per carità ci stanno, però bene o male cercate di identificare una famiglia di alimenti che bene o male hanno gli stessi macronutrienti e riuscite a gestire in maniera brillante e comoda. Ora, e qua sta il discorso, logicamente dopo diverse settimane in cui faccio questa operazione, in cui aggiusto l'alimentazione, aumento i carbo se devo aumentare i carbo, ma ragionando sul cibo, se devo aumentare i grassi per esempio metto 10 grammi di olio in più o 20 grammi di burro d'arachidi in più o 20 grammi di cacao in più, se devo aumentare le proteine aggiungo 50 grammi di proteine di pollo ad ogni pasto, eccetera eccetera. Logicamente dopo un po' di settimane magari voglio rifare il punto della situazione sui macros, perché magari sono aumentato tanta avena, per esempio, e sono passato che ne mangiavo 50 grammi al giorno a mangiarne 250 grammi, la butto là, logicamente avrò un delta di grassi e proteine in più che a questo punto non posso ignorare del tutto. Soprattutto se il mio scopo era quello di aumentare esplicitamente i carboidrati, quindi ogni tanto fare il punto della situazione e ricalcolare un attimo i macros ci può stare. Ogni quanto, dipende dalla vostra esperienza, nel senso che io personalmente lo faccio veramente, veramente raramente. In genere lo faccio a metà di ogni fase, quindi a metà bulk, per sapere un attimo dove sto, e magari a fine bulk per capire come iniziare il cut, o lo faccio all'inizio del bulk o alla fine del rebound per sapere un attimo come impostare l'off-season, eccetera. Però poi per il resto, veramente, più avete esperienza, e questo ve lo assicuro, tutti gli atleti di livello, tutti gli atleti di livello, quindi non gli Instagrammer e gli influencer, ok? Iniziate a fare questa scissione, atleti, influencer, sono due cose diverse. E tutti gli atleti di livello non contano i macros, ragionano sul cibo, ragionano sull'alimentazione. E il beneficio che ne avrete alla fine sarà... Ragazzi, voi quando mangiate, mangiate cibo, non mangiate numeri. Quindi sarà che smetterete di vedere l'alimentazione come numeri, come calcoli, e inizierete a vederla come cibo.
E questa è una mentalità che vi assicuro può sembrarvi scontata, però vi farà essere molto più atleti. Cioè, molto più atleti, e inizierete a vivere molto meglio. Nel senso che inizierete a vivere l'alimentazione con uno spirito molto più sano, se vogliamo. Molto più flessibile, sicuramente, e questa è sicuramente la vera flessibilità. E questo vi permetterà di spostare il focus sull'allenamento e vivere molte cose in maniera molto più libera, molto più rilassata. Io vi consiglio di darci un tentativo, di provarci. Logicamente non sto a dire che è la soluzione ideale, vi dico soltanto quello che faccio io perché me l'avete chiesto e volevate un video in merito. Così è come mi gestisco io, e io vado molto bene. Così è come si gestiscono tutti gli atleti di livello che io personalmente ho conosciuto. Poi sicuramente ci sono delle eccezioni, però tutti gli atleti di livello che ho conosciuto, tutti i preparatori ragionano sul cibo, non ragionano sui macros. I macros li utilizzano come esempio, li utilizzano per spiegare qualche concetto e tutto il resto, però di nuovo ragionano sul cibo. Dateci un tentativo, se vi trovate male non è un problema, alla fine tutto è funzionale nel momento in cui funziona bene per voi, in cui vi trovate bene, per cui non avete obblighi, non dovete necessariamente utilizzare un approccio piuttosto che un altro, però vi invito caldamente a darci un tentativo perché a me ha aiutato molto e mi trovo molto meglio in generale. Ragazzi, questo è tutto per questo video, qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere come sempre, e detto questo ci vediamo al prossimo video.